tutti, vi servono delle idee per la giornata della Terra? In questo video ve ne propongo 5, sono tutte idee sperimentate, abbastanza semplici e il numero 1 è la staffetta della raccolta differenziata, numero 2 la canzoncina sulla biodiversità e sull'importanza appunto dell'ecosistema, numero 3 le piante in bottiglia come quelle che vedete qua e che possono trasformare la vostra aula in una piccola serra. Numero 4 è invece un vero e proprio esperimento scientifico che si fa con bottiglie di questo tipo e sull'importanza delle radici proprio contro il degrado del suolo. E numero 5 dei volantini da appunto realizzare insieme ai bambini e da affiggere nel quartiere per provare un pochino a sensibilizzare anche gli adulti a questo importantissimo tema. Idea numero 1, la staffetta della raccolta differenziata. Chiediamo alle famiglie di farci avere rifiuti puliti e non pericolosi da differenziare. Bisogna poi avere le informazioni su come si riciclano correttamente i rifiuti nel proprio comune. A Modena è stato distribuito questo volantino, dettagliatissimo. Prepariamo il materiale, una ventina di rifiuti appartenenti a 4 categorie: organico, plastica, carta, secco non riciclabile. Alla ricreazione prepariamo il campo da gioco, 4 bidoni con scritta, anche in inglese sempre utile, e un mucchio di spazzatura a terra. Dividiamo la classe in 2 squadre, diamo loro 2 minuti per leggere il volantino sulla raccolta differenziata, poi si parte. Noi abbiamo preferito svolgere la staffetta una squadra alla volta, tenendo il tempo e tenendo conto degli errori commessi. La carta, forno, i CD, i vassoi di polistirolo, non semplice. Ogni squadra ha impiegato circa 3 minuti, poi abbiamo controllato gli errori e premiato in modo molto simbolico. Abbiamo riordinato tutto e siamo tornati in classe. Gioco, preparazione e riordino ha richiesto circa 15 minuti, ma ci siamo divertiti. Idea numero 2, la canzoncina sulla biodiversità. Anche questa è un'attività molto semplice, la canzoncina è quella che sentite, vi lascio il link nei commenti, c'è anche la versione karaoke ed il testo in PDF sul mio sito alla pagina Musica Canzoni. Il testo sembra infantile, c'è il gran mago, le rime, il saltello e op, ma vi accorgerete ed anche i bambini si accorgeranno che tratta con ironia un tema molto profondo. A volte per egoismo miope si rischia di commettere errori dalle conseguenze terribili. In natura tutto è collegato. Insomma, ve la raccomando, il testo è stato scritto da Pino Ligabue, disegnatore, scrittore, educatore, insomma straordinario. Idea numero 3, le piante in bottiglia. Raccogliete bottiglie di questo tipo, a base quadrata, bottiglie che stiano appoggiate senza rotolare e fate 3 o 4 buchi nella parte superiore. Vi consiglio un taglio a forma di croce con le forbicine da unghie. Poi inserite 3 o 4 rami di Pothos, è la pianta più elegante, o questa splendida pianta, il Senecio. È una pianta molto resistente e diffusa anche nelle aiuole pubbliche. Staccate alcuni rami, non servono le radici, mettetele nei buchi della bottiglia, riempite d'acqua e lasciate che la natura faccia il resto. I rami cresceranno, le radici saranno perfettamente visibili. Ai bambini piacciono un sacco, osservano ogni foglia nuova, si stupiscono della crescita delle radici. Il Pothos fa radici aggrovigliate, il Senecio radici bianche e dritte. Queste sono le piante della mia classe, hanno già diversi anni. Idea numero 4, l'esperimento sull'importanza delle radici degli alberi. Prepariamo una bottiglia vaso e la riempiamo di terra e piante con radici. Lasciamo crescere qualche mese o anche un anno e le radici riempiranno ben bene lo spazio a disposizione. Questa bottiglia assomiglia ad un terreno boscoso, la chiameremo bottiglia bosco. Ora prepariamo una bottiglia con terra e sassi, un po' come un terreno disboscato o cementificato. Possiamo chiamarlo suolo degradato. Ora togliamo il tappo e prendiamo un annaffiatoio.
piove a dirotto, una bomba d'acqua. Naturalmente nel terreno disboscato l'acqua immediatamente scorre, piena di fango e detriti. Mentre nel bosco, nella bottiglia bosco, l'acqua scorre più lentamente, non trasporta detriti o fango, è trasparente, pulita. Quindi gli alberi purificano l'aria ma anche l'acqua e prevengono fenomeni pericolosi come frane e smottamenti. Più chiaro di così. Idea numero 5, i volantini, è l'attività che stiamo provando a svolgere quest'anno, quindi non posso mostrarvi molte foto. Decidiamo insieme ai nostri alunni una decina di raccomandazioni, alcune rivolte ai bambini, altre agli adulti. Costruiamo uno scheletro di volantino con scritte e disegni semplici. Se vi serve il nostro modello chiedetelo nei commenti, ve lo faccio avere, ma sono sicura che insieme ai vostri alunni vi verranno idee migliori. Chiediamo ai nostri alunni di riprodurlo nel modo più fedele possibile, rispettando le proporzioni, e quando i volantini sono pronti chiediamo ad alunni e genitori di distribuirli, bar, supermercati, gelaterie o i loro stessi uffici. Chiediamo che vengano messi in bella vista e magari che ci mandino una foto. Avere cura della terra è compito di tutti, grandi e piccini. Quindi buona festa della terra, e se questo video vi è piaciuto condividete, lasciate un commento, un like e naturalmente iscrivetevi al canale.